Buon pomeriggio, grazie per aver accolto numerosi questo invito, questo incontro anche letterario promosso da Vita Trentina, dal settimanale diocesano Vita Trentina, dalla casa editrice Ancora e dalla consulta diocesana per la pastorale della salute. L'occasione è l'uscita fresca di questo libro, l'uscita fresca di stampa del libro La mia via crucis e quella di Gesù. Diario di un viaggio in Terra Santa e di tutta una vita, edito da Ancora. L'ultima fatica di Paola Holzer, scritta insieme con Luigi Accattoli, giornalista, scrittore, vaticanista del Corriere della Sera, conosciuto già nella presentazione del primo libro di Paola Holzer, Il mio pezzettino di cielo, scritto nel 2011 con Diego Andrata, direttore di Vita Trentina. Presento subito i miei ospiti, accanto agli autori Luigi Accattoli e Paola Holzer, padre Carlo Baldessari, che è superiore di Trento dei Pavoniani, docente, coordinatore dei progetti dell'Istituto Artigianelli per le arti grafiche, Wanda Giuliani per la consulta della salute e Diego Andrata, direttore di Vita Trentina e della radio, Radio Trentino Blu, Radio Diocesana. Dunque la mia via crucis è quella di Gesù, lo si intuisce già dal titolo, soprattutto anche dal sottotitolo, Diario di un viaggio in Terra Santa di tutta una vita. È un racconto inedito di Paolo, del pellegrinaggio in Terra Santa e in Palestina, vissuto proprio insieme ad altri ammalati, ad altri pellegrini da Paola nel 2011, organizzato per la prima volta da Ospitalità Tridentina, e raccoglie le pagine di quaderni, un diario, le meditazioni appuntate proprio sul posto, sulle vie, diciamo, le vie, sulle pietre, il passaggio appunto dei luoghi dove ha vissuto Gesù, rivisitato nella memoria, negli anni, anche grazie agli stimoli arrivati dall'amico ormai giornalista di Paola, Luigi Accattoli, e comprende anche una personalissima via crucis con in cui ci sono anche le parole più vive, poi avremo modo anche di leggere alcuni passaggi, le parole più vive appunto di Paola proprio sulla sua disabilità. Una via crucis secondo 14 stazioni, secondo uno schema biblico, e poi c'è anche un omaggio di tutti anche agli amici, ai familiari, ai parenti, a quanti hanno accompagnato fin dalla sua infanzia la sua vita, la sua via crucis, una vita diciamo segnata appunto dalla tetraparesi spastica fin dall'infanzia, fin da 14 anni su una carrozzina. Scusami Paola. La prima operazione, infatti, alle gambe, infatti, da 14 anni, quindi sulla carrozzina, diciamo, fin dall'infanzia nel suo paese natale, che è Canizia, e oggi invece vive a Punta Pergine, Val Sugana. La postfazione è affidata a Don Piero Rattina, che oggi ha un impegno, ci saluta, Don Piero Rattina, che è delegato vescovile per la pastorale degli ammalati e dei pellegrinaggi, noto anche per aver guidato numerosi pellegrinaggi nella terra di Gesù, compreso quello di Paola del 2011. Insomma, avete sentito un libro, diciamo, corale, si tratta di un libro che ha un coro di voci, un lavoro collettivo, amicale, potremmo dire proprio anche di reciproca fiducia, poi riusciremo a capire anche perché. Dottor Luigi Accattoli, lei nell'introduzione scrive che può capitare che un libro nasca in questo modo strano. Ecco, accanto a te, spieghiamo ai presenti dove sta l'originalità, diciamo la stranezza appunto, la genesi di questo libro. Perché è nato in modo strano? Perché non è scritto a quattro mani, semplicemente che uno fa un capitolo e l'altro fa il capitolo seguente, come in genere sono i libri a quattro mani, ma ogni pagina è fatta insieme in una maniera molto complessa, faticosa, come una scultura.
come se noi avessimo davanti non una pagina ma un blocco di marmo e dovessimo togliere pezzi per far emergere una figura, e questo era faticoso. Dunque forse conviene dire brevemente le tappe. Lei, mossa dal suo desiderio di comunicare, quando aveva fatto il primo libro con Diego, con il collega Andreatta, nel 2011, mi avevano chiesto di fare la prefazione, perché io sono un cultore di storie di vita e questa era una storia di vita. Io avevo fatto la prefazione, ero venuto qua a Trento a presentarlo, e in quell'occasione lei mi ha detto: dobbiamo fare un altro libro insieme. Aveva altre idee che non erano entrate nel primo libro e pensava di farlo attraverso una ricognizione dei suoi diari. Mi ha dato i suoi diari e io li ho letti, ma non ero convinto di questa possibilità, perché mi sembrava che ne venisse una ripetizione del primo libro sostanzialmente. Allora gli ho proposto di prendere il diario di Terra Santa, che era una parte di un diario, e di lavorare su quello e di aggiungervi una via crucis, cioè questo progetto che poi si è realizzato. Lei ha accettato questo progetto, abbiamo fatto un patto che nessuna frase sarebbe stata scritta, nessuna delle sue frasi, delle sue parole io avrei trascurato, ma su di esse avrei posto delle domande e lei non avrebbe dovuto trascurare nessuna delle mie domande, e così doveva venire fuori il libro. Questo era molto faticoso, anche perché lei è molto testarda e io anche, e allora le due testardaggini dovevano spostare i confini, convincere reciprocamente, ed è stato quindi molto laborioso. Il punto chiave è stato quando l'ho convinta a usare il computer. Diciamo, su, noi sono 5 anni che lavoriamo a quella, 3 per fare il libro, ma prima ci sono stati 2 anni per convincerla a usare il computer, perché appunto quando uno ha la testa, come dicevo, cioè ci vuole tempo per fare dei passi, e quindi però poi l'ha imparato, e poi ce lo dirà lei come, e usando il computer le cose sono diventate più facili. Certo, perché ricordiamo che Paola ha difficoltà anche a scrivere con le mani, diciamo, una rigidità, e quindi comunque ce l'ha fatta, insistendo Paola. Luigi Accattolo è riuscito a convincerti ad apprendere l'uso del computer, e quindi sei andata a Brescia in una cooperativa di Brescia, una cooperativa Nicola Vecca di Brescia, Ponta Vecchia, che accoglie appunto proprio persone con difficoltà motorie. Scusate, è una cooperativa onlus che insegna il computer a delle persone con disabilità. Quindi ha dei programmi particolari, Paola? Per esempio, io non posso usare il mouse perché la rigidità della mia mano non me lo permette. Poi ci sono le scatti e l'arto diventa rigido. Allora hanno fatto il tastierino numerico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Così io posso muovere la freccia e fare quello che fa uno con il mouse. All'inizio, Paola, dicevi: non ce la potrò mai fare, confidavi a Luigi, a Cattoli, non ce la potrò mai fare, però alla fine, dopo tante ore di dedizione, immagino anche tasto dopo tasto i risultati si vedono, perché alla fine 3 anni di amena. Io comunque vita, ci metto mezz'ora a scrivere un poco, perché, e poi c'è la mamma che mi dice:
cioè pronto di mangiare, di venire. La puntualità dei a dire come mangiare e insomma. Certo, ecco, Luigi Accattoli, lei tra l'altro nel libro parla proprio anche in base alla sua esperienza di fatti di Vangelo vissuti, di queste vite vissute. Comunque lei parla di una straordinaria frontiera che c'è oggi tra il digitale e la disabilità. In un passaggio scrive che oggi si sta vivendo qualcosa di messianico. Che cosa significa? È una idea che mi è venuta proprio lavorando con Paola, ma anche avendo intrecciato relazioni con altre persone nella mia ricerca di quelli che chiamo fatti di Vangelo. Incontro molte persone disabili. Quando si tratta del Vangelo noi troviamo gli zoppi, i sordi, i ciechi, come Gesù in Galilea e in Samaria, anche oggi. Quando troviamo le persone tutte ben messe, con un sacco di teologia, eccetera, diciamo che lì il Vangelo è per tangente, dove è tutto è dove sono i tribolati. E la misericordia, Papa Francesco, adesso non c'è bisogno di dire altro. Queste persone, io ho corrispondenza con due sposati, una coppia, che sono ciechi dalla nascita e usano il computer in maniera meravigliosa e comunico io con loro, ho raccontato la loro storia e altre vicende di questo genere, non faccio altri esempi. Allora, per me la nostra epoca, che viene tanto bistrattata dicendo non si crede più a nulla, i giovani scappano dalla fede, non c'è mai stato un tempo così difficile per essere cristiani, per me invece il nostro tempo è benedetto dal Signore, perché avviene qualche cosa in immagine, per parabola, di quello che Gesù dice, che i ciechi vedono, i sordi odono, gli storpi camminano, eccetera. Ora, il digitale, la tecnologia e la medicina combinate insieme hanno portato molte persone a realizzare ciò che in tutto il resto della storia umana non si poteva fare e oggi si fa. Questo è un segno messianico, questa è una ragione di gratitudine. Noi non dobbiamo considerare il nostro tempo malefico e lontano da Dio. Avvengono cose che non sono mai avvenute. È una nuova frontiera dell'umano. Questo dunque è il concetto di messianico, Paola, quindi diciamo che grazie al computer tu hai potuto scrivere anche questo libro, quindi metterti in dialogo per durante 3 anni appunto via mail, con fatica, e soprattutto hai anche allargato, immagino, quelle che sono le tue amicizie, anche la comunicazione, visto che sei sempre di fretta, talvolta ti arrabbi perché magari tante persone non riescono a venire a trovarti, diciamo che il computer, sei grata anche al computer, tra l'altro il tema della gratitudine in questo libro, diciamo, è un concetto ripercorre, è un filo conduttore. È così, Paola? Quindi diciamo che mi si è aperta una finestra, perché lei lo sa che io la maggior parte del mio tempo lo passo in casa con la mamma, certo, anziana. In marzo, il tuo tempo però, quel marzo del 2011, te lo ricordi Paola, marzo del 2011 hai volato, non avevi paura di volare? No. Non avevi paura di volare, poi hai iniziato questo viaggio tra letizia e trepidazione, poi brevemente appunto un viaggio interessante, un viaggio, era da tempo che volevi farlo? Sì, era proprio tanto tempo che volevo farlo, perché si leggono i Vangeli, si leggono le parole, però volevo che i luoghi pestassero, i luoghi di Dio, di quel Dio
che insomma poco tanto ci crediamo tutti a Dio, e sia cattolici che non cattolici, che musulmani, siamo tutti fratelli. E io ho voluto pestare il Pietro, dove è cambiato Gesù. E lo incontravi, racconti anche nelle prime parti, appunto, dove racconti il tuo diario, lo cercavi ovunque, lo cercavi nel silenzio, lo cercavi sul lago di Tiberiade, che addirittura ti sembrava, racconti che ti sembrava l'immagine, che ti sembrava quasi di camminare su quelle acque, tanto erano calme, sembrava quasi un tappeto. Lo incontri nei volti, lo incontri addirittura nelle olive, mentre mangi le olive, pensi magari Gesù in quei tempi mangiava le olive. Quindi questo viaggio, poi ritorneremo comunque con altre immagini, questo viaggio che cosa ti ha dato? Mi ha dato la forza di essere quella che sono. Ti ha dato la forza? Di essere quella che sono, perché senza superbia e senza voler essere grande, perché io sono nulla davanti al Signore. Mi ha dato la forza di essere quella che sono, e mi ha dato la forza di vivere meglio questa difficoltà nella mia vita, perché non si pensi che quando si parla di staticità, che la staticità non sia difficile, che non uscire non sia difficile, sono persone come gli altri, e questo mi costa, però devo farlo per riconoscenza alla mia mamma, che mi ha dato molto. Alla tua mamma, poi avremo modo di parlare della tua mamma, di mamma Gemma. Wanda Giuliani, Paola parlava appunto che questo pellegrinaggio le ha permesso di essere quella che è, le ha permesso appunto anche di avere speranza e di portare quella croce di Gesù. Spesso c'è un parallelo appunto con la Via Crucis anche di Gesù, una vita che comunque non è solamente un pellegrinaggio, una Via Crucis è la storia di vita di Paola. E Wanda Giuliani, per la consulta appunto della pastorale della salute, che senso ha il pellegrinaggio? Allora, io così vorrei iniziare questa piccola riflessione sul senso del pellegrinaggio dicendo una cosa, mettendo avanti una cosa. E io da una parte, tra le persone che sono dietro questo tavolo, sono un po' sfavorita, perché io Paola non la conoscevo. Però ho pensato che dall'altra parte questo poteva essere anche un punto di vista più favorevole, perché mi permetteva di guardare il libro con un occhio un attimo più esterno e quindi di coglierne anche dei passaggi magari cruciali, degli snodi, un po' senza quelle precomprensioni che hanno le persone che già conoscono. Si tratta di un diario di viaggio e questo, quello dei diari di viaggio, nella letteratura occidentale è uno dei generi di successo maggiore, uno di quelli più frequentati un po' nel corso dei secoli, e in particolare all'interno della letteratura tipicamente cristiana noi troviamo come genere letterario quello del diario del pellegrinaggio in Terra Santa. Quindi il diario di Paola non è una cosa nuova, no? Si colloca dentro un solco che noi possiamo così collocare, mettere a partire alcuni diari di viaggio che risalgono ai primi secoli, e faccio qui l'esempio del diario di viaggio di Egeria o di Eteria, che era una donna probabilmente ricca, dotata di cultura,
proveniva dalla costa atlantica della Spagna o della Gallia e che fra il 381 e il 384 compie un pellegrinaggio in Terra Santa. E questo è un testo chiave per gli studi della conoscenza della cristianità antica, soprattutto per quanto riguarda la liturgia. Ma è interessante leggere quello che lei scrive, perché poi si raccorda bene con quello che scrive anche Paolo. E allora, poiché mi ricordavo che era scritto che San Giovanni aveva battezzato in Ennon, vicino a Salim, chiesi quanto fosse lontano quel luogo. Il santo sacerdote con cui stava parlando disse: «Ecco, è qui a 200 passi. Se vuoi, vi ci porto a piedi. Quest'acqua, tanto abbondante e pura, che vedete nel villaggio, viene da quella fontana». Cominciai a ringraziarlo e a chiedergli di portarci in quel luogo, come avvenne. Subito, dunque, cominciamo a camminare con lui, sempre in una valle molto bella, finché giungemmo in un frutteto bellissimo, in mezzo al quale ci mostrò una sorgente d'acqua, ottima e purissima, che dava origine immediatamente ad un vero e proprio ruscello. Un altro diario di pellegrinaggio, perché questo genere percorre un po' tutta la storia e l'ho tratto un pochino dopo, ma comunque ancora molto lontano dai nostri tempi, è l'itinerario di andare in Gerusalemme, il cui manoscritto originale è di un narratore anonimo del 1469, questo tanto per mettere un secondo punto tra i primi secoli e il diario di Paolo. E lì, sempre nello stesso posto, la mattina avanti, il giorno de due ore, se levamo per andare allo fiumo Giordano. Lo fiumo Giordano, poco core, acqua torbida, al bevere male saporosa, sopra la ripa, dove fu battizzato il Signore, una capelletta dirupata. Ho ripreso questi due passaggi per dire che ciò che attira l'attenzione dei pellegrini si ritrova nonostante tanti secoli separino questi due diari da quello di Paola, che a sua volta scrive: ci siamo fermati lungo il corso del fiume Giordano, dove è stato battezzato Gesù. La preghiera è stata buona, ma la vista del Giordano no. È stata forse la veduta che mi ha deluso di più. Il Giordano era un rigagnolo, del tutto diverso da come me lo ero immaginato. Cos'è allora un pellegrinaggio? Un pellegrinaggio noi lo possiamo rappresentare come una metafora della vita, perché nel pellegrinaggio noi ritroviamo un po', e come amplificati e nello stesso tempo concentrati, i pensieri, i gesti, le riflessioni, le relazioni che caratterizzano ogni nostra giornata. Ma il pellegrinaggio prende tutto questo e va anche più in là, perché rappresenta un po' il tentativo di raggiungere qualcosa di più, un qualcosa che va oltre. Anche Paola lo racconta quando dice che durante tutta la sua vita ha immaginato e cercato con la fantasia i luoghi dove Gesù è vissuto. Ma quando arriva finalmente in Terra Santa, ogni immaginazione viene stravolta. Spesso si tratta di un oltre che è ricco di emozione, ma c'è anche una realtà, come quella del Giordano, che qua e là delude, soprattutto per ciò che si è stratificato sopra al dato originario. Non è come era ai tempi di Gesù. Ecco, Wanda, Giuliano, mi scusi se la interrompo, quindi lei appunto ci spiegava che il pellegrinaggio come metafora di vita, nel pellegrinaggio c'è anche un prima e anche un dopo, diciamo che i diari resoconti, come ci spiegava anche nell'antichità,
giustamente i resoconti sono inevitabili, anche le ripetizioni talvolta nei diari, nei racconti, però forse citando appunto alcuni passaggi del racconto di Paola, dei quaderni di Paola, Paola, come dice anche Don Piero Rattin, ha colto quello che è l'essenziale. Quindi c'è un prima e un dopo, si diceva, il dopo e soprattutto anche il pellegrinaggio, visto che è membro della consulta per la salute, diciamo, pellegrinaggio e malati, come appunto valorizzare anche i malati. Abbiamo visto che Paola, grazie nel 2011, grazie all'ospitalità tridentina, è riuscita a fare questo viaggio che aveva tanto sognato. Certo, c'è un prima che Paola descrive e racconta quando dice del suo desiderio di andare in Terra Santa, e c'è un dopo che secondo me emerge bene nelle stazioni della Via Crucis e anche in un passaggio del diario in cui dice: non c'è nulla del viaggio in Terra Santa che non mi abbia aiutato per qualche aspetto, magari a capire meglio una parola che sempre sentivo leggere in chiesa ma che non sapevo da dove veniva. E nel Siracide c'è un testo in cui si parla proprio del viaggio, in cui si legge: chi non ha avuto prove poco conosce. È un versetto che è legato proprio al tema del viaggio. Nel pellegrinaggio della vita che Paola ha veramente provato, le prove si presentano, per qualcuno di più, per qualcuno è una prova duratura, perché... Ma le prove le avete anche voi, scusi, non volontari. Le prove sono il viaggio che facciamo tutti nella vita. Quindi diciamo, Wanda Giuliani... Allora, le prove sono una fonte di conoscenza, sostanzialmente. Le prove qualcuno le ha in maniera più visibile, qualcuno le porta in maniera più nascosta. Però diciamo, il pellegrinaggio nel tempo della malattia, che può essere il tempo della malattia comunque in senso lato... Il pellegrinaggio, essendo una metafora della vita, essendo una ricerca dell'altro, un cammino sui passi di Gesù, diventa ancora più intenso nella stagione della malattia, perché oltre al desiderio di incontrare il Signore nei luoghi che rappresentano sostanzialmente una meta, all'interno delle persone c'è anche il desiderio di trovare non tanto una soluzione al problema specifico che uno porta, quanto piuttosto una forza nel quotidiano che al di là è più difficile reperire. Lei ha detto: non sarei quello che sono. Non sarei quello che sono. Ci fermiamo su questo punto e ritorniamo poi anche nel corso della serata. Vedo presente in platea Don Sergio Nicolli, amico di Paola Holzer. Prego, Don Sergio decano di Rovereto, so che appunto aveva piacere di salutare Paola e di fare anche una sua riflessione. Ma più che una riflessione è proprio una testimonianza, perché ho sentito proprio il bisogno, anche se ho fatto un po' fatica a trovare il tempo, però di venire a incontrare Paola in questa occasione, perché la sento come una persona che mi ha accompagnato in tutti gli anni del mio sacerdozio, e l'ho conosciuta quando aveva 20 anni, nel 68, il 68 credo che dice a tutti qualcosa, era un anno piuttosto tempestoso nel seminario di Trento, è stato l'anno della contestazione e il seminario l'abbiamo vissuto in maniera abbastanza forte e direi anche con molto entusiasmo e molta partecipazione, e eravamo in 25 seminaristi ancora a quel tempo del 68, e è stato per la prima volta che il rettore ha pensato di mandarci, per sbollire i nostri ardori un po' esagerati forse qualche volta, di mandarci a fare un'esperienza concreta nelle parrocchie per 2 anni, cosa che sta continuando anche adesso. Anch'io ho un seminarista che sta diventando prete adesso a giugno,
E per me quell'esperienza è stata determinante. Una delle prime persone che ho conosciuto è stata Paola, perché il parroco da Luciano ci ha portati, eravamo due seminaristi, io e Don Renato, che è morto 3 anni fa, che eravamo anche molto amici, ci ha portati a incontrare la famiglia di Paola, e lì abbiamo conosciuto Paola. E da allora non ci siamo più mollati, ci siamo sempre in qualche maniera sentiti o visti, e per me questa esperienza è stata molto forte, perché ci ha dato il realismo di una vita vissuta nel quotidiano, all'ombra della croce, perché erano tempi in cui Paola ha vissuto anche delle difficoltà abbastanza rilevanti, e che ci ha aiutato a guardare con un po' più di realismo. Eravamo molto idealisti, per la verità, sognavamo una chiesa che facesse chissà quali cose, con questo parroco molto semplice, Don Luciano, e poi conoscendo persone come Paola, ci ha aiutato. Io credo che questa esperienza ci ha salvati da prendere un'altra strada. Pensate che poi 2 anni dopo, quando siamo diventati preti, eravamo la metà, perché metà dei miei compagni hanno deciso di lasciare il seminario o di arrivare fino alla fine e poi di non farsi ordinare, per cui non eravamo per niente sicuri di diventare preti. Eravamo dei sognatori, però un po' disadattati rispetto alla Chiesa che stava venendo avanti nel Concilio. Ecco, l'incontrare persone come Paola e la sua famiglia e quella comunità, un prete semplice come Don Luciano, ci ha aiutati a vedere una Chiesa diversa, che ci è piaciuta. Ecco, giudicavamo male le parrocchie, la Chiesa di quel tempo, vederla lì concretamente, questa Chiesa, davvero ci è molto, come dire, ci ha dato un'immagine diversa di Chiesa. E poi tra l'altro con Paola abbiamo vissuto anche un'esperienza proprio pochi mesi dopo l'ordinazione, della morte di un'amica comune di 20 anni in un incidente, e anche questo ci ha, la vita, sì, ci ha avvicinati molto. Ecco, e devo dire che anche la frequentazione di Paola attraverso telefonate, lettere, eccetera, mi ha aiutato a trovare la strada, direi proprio di essere contento di essere prete in una chiesa che era quella concreta, e di abbandonare un po' il sogno di una chiesa che non è realizzabile, che si realizza però per altre strade, anche attraverso la croce, attraverso la concretezza della vita quotidiana, attraverso la sofferenza portata con gioia e con speranza. Quindi di questo ringrazio Paola e sono contento del... Quando l'ho vista adesso ho detto, sei ancora come allora, come 20 anni, infatti, era un po' che non ci vedevamo, ci sentivamo che non ci vedevamo. Ecco, grazie. Grazie, grazie a Don Sergio Nicoli. Tra gli amici di Paola, Paola ha molti amici, Paola ha molti amici, tra l'altro un capitolo, il terzo capitolo è dedicato proprio alle dediche, scusate il gioco di parole, proprio alle persone che Paola ama, le persone, a cominciare da mamma Gemma, ma dedicheremo uno spazio prezioso a mamma Gemma, una sorta di una mini galleria di profili e di dediche, tra queste anche all'amico padre Carlo Baldessari, padre Carlo Baldessari, superiore di Trento dei Pavoniani, dell'Istituto Artigianelli per le Arti Grafiche. Ecco, com'è nata la vostra amicizia, padre Carlo? Tra l'altro avrete modo anche di leggerlo, quindi non vi svegliamo un po' tutte le pagine, perché altrimenti... Tra l'altro appunto Paola parla di lei in maniera molto affettuosa. Eh beh sì, questo... io non l'ho ancora letto proprio per non lasciarmi influenzare da quello che Paola ha scritto. Noi ci conosciamo da parecchio tempo, sono 40 anni, penso, non so, anche di più, ma è stata la nostra idea, un'amicizia continua, cioè ogni giorno è un ricordarci, io la ricordo ogni giorno nella preghiera, la sento presente, come gli ho scritto tante volte, sia nelle belle che nelle cattive situazioni, quindi è un camminare. Come diceva, mi è piaciuto il signor Accattoli, cioè suonare a 4 mani, io sono un pianista, ho suonato anche a 4 mani, ma non sono 2 mani diverse dall'altra, sono 2 mani che suonano in contemporanea, ognuna col suo compito, no? E a volte penso di poterlo, proprio mi è piaciuta questa definizione, che
e Paola e io sogniamo 4 anni, insomma, ecco, perché lei ha il suo modo di vivere la vita, io il mio, però c'è un sentore comune, ecco, che sia comune. Un sentore comune. Senta, padre Carlo, lei appunto è superiore dei Pavoniani, abbiamo qui in sala anche il superiore generale, quindi di tutto il mondo, l'abbiamo presentato, poi magari chiederemo anche di raggiungerci il padre Riccardo Piniglia. Partiamo appunto dall'istituto Artigianelli anche, l'intuizione che ha avuto anche padre Lodovico Pavoni, ricordiamo quello dell'accoglienza e dell'educare, quindi anche l'accoglienza dell'altro, del diverso, molto attuale anche questo tema, ma soprattutto l'intuizione, diciamo, vi corregga comunque, mettere insieme tipografia e Vangelo. Sì, sì, sì. Che diciamo è anche quello che vediamo anche nella libreria ancora, quindi sì, anche sì, quello proprio che abbiamo qui il nostro Simone Berlanda, al quale diamo un saluto. Un saluto anche lui. Ecco, penso che prima di tutto l'idea bellissima che ha avuto, e anche originale, perché lo possiamo definire un pioniere della stampa, il Beato Lodovico Pavoni, che è un bresciano del 1800, la prima metà dell'Ottocento, è stata quella di vedere questi ragazzi abbandonati sulla strada e dare loro una dignità, ma non una dignità da pochi soldi, insomma, no? No, creiamo su solo dei ragazzini tanto per fargli fare qualcosa, no, proprio dandogli anche degli ideali molto alti, per cui ecco, una delle sue passioni è stata questa, creare questi ragazzi, dare loro un lavoro, farli diventare degli onesti cittadini e dei bravi cristiani attraverso un lavoro. Ecco gli Artigianelli, il nome che è venuto qui nel Trentino, no? Arti, e una delle sue passioni maggiori è stata proprio la stampa, per cui ha inventato la prima scuola tipografica in Italia nel 1821, dico bene, padre, che le date non sono il mio forte, padre Riccardo. Per cui ecco, ma però non è mai stato solo un insegnare un lavoro, è dire ecco, con la stampa noi possiamo anche dare un messaggio di pace, di bellezza, di conoscenza, anche nel mondo attuale che c'è un po' di caos, un po' di tutto, no? E allora ecco. E grazie alla stampa, padre Carlo, possiamo leggere anche questo libro. Padre Carlo, lei diceva che è pianista, però so che lei suona anche la chitarra, perché l'ho vista in un angolo. Lei suona la chitarra, è anche un bravo cantante, poi chiederemo anche al padre superiore se è proprio così, e ci ha preparato una sorpresa, quindi un intervallo musicale. E qui Paola, c'entri sempre tu Paola, perché Paola compone anche canzoni. Ebbene sì, compone anche canzoni. La canzone che padre Carlo vuole cantare in questo momento, fra poco, non appena accorda la chitarra, la canzone è Il giorno dell'amore. Il giorno dell'amore, Paola, com'è nata l'idea di questo testo? Questo testo, sì. Hai scritto una sorta, tante canzoni, tanti componimenti, una decina. Una decina? Otto canzoni. Che ero giovane, adesso sono proprio tanto vecchia in confronto a quel tempo. Non è vero, sei anagraficamente, però Don Sergio ha detto che sei uguale. E quindi Il giorno dell'amore, il testo, lo ascoltiamo Paola? Sì, ecco. Lo ascoltiamo? La musica parla più delle parole. Ringrazio tutti voi, questo vi grazie perché siete venuti, poi siete qui amici, e poi spero che la vita vi dia un po' di luce, perché la luce sia di cui abbiamo bisogno tutti. Bene, quindi padre Carlo, poi è pronto il giorno dell'amore. A camminare, gente che ama e non conosce l'amore, gente che parla e non ha niente da dire, tu non puoi dimenticare, tu non puoi dimenticare, fuori cannone, campane a morte.
notte, la gente resta col solo pianto, bimbi spariti in un solo momento. Tu non puoi dimenticare, tu non puoi dimenticare, si verrà il giorno dell'amore, arriverà per chi non crede e più età, soltanto la speranza che verrà. Tu non puoi dimenticare, tu non puoi dimenticare, si verrà il giorno dell'amore, arriverà per chi non crede e più età, soltanto la speranza che verrà. Si verrà il giorno dell'amore, si verrà il giorno dell'amore, si verrà il giorno dell'amore, si verrà il giorno dell'amore. Promosso, padre Riccardo, quando l'hai scritta, l'hai composta, Paola, questo testo? Io avevo dai 20 ai 25 anni. Un testo di estrema attualità, padre Carlo, soprattutto anche in questo tempo, come diceva, almeno ascoltando le parole, anche in questo anno giubilare, forse di misericordia, è il giorno dell'amore, il giorno, si potrebbe anche tradurlo, declinare con il giorno della carità, il giorno della misericordia. Sì, sì, è proprio questa potenza, no? Cioè, di fronte a queste situazioni anche che si ripetono nella storia praticamente, no? Un cannone, la gente che corre, che se non sa camminare, ma non vuol dire che non sa camminare, ma non sa vivere camminando, no? Però ecco la speranza di Paola, questa canzone, tra l'altro il compositore, io non sono io il compositore, io l'ho cantata, il compositore è un trentino degli anni di Rovereto, che si chiama Paolo Rossaro, un dottore, eccetera, gli anni 70, ha fatto 4 dischetti, vero? Di quelli 45 giri, sono 8 canzoni, quindi questa è una delle 8. Io le ho tutte in mente, ce le ho tutte scritte sul libretto, e questa è una fotocopia di quel libretto. Ricercatoli, diciamo che anche questo testo, questa canzone è una sintesi, anche la musica è una sintesi della Via Crucis, del viaggio in Terra Santa, della vita di Paola. Un altro pezzetto del suo cielo, ricordando anche sì, il primo titolo. Ci sono risonanze, certamente. Io penso che se Paola avesse avuto già l'uso del computer quando faceva le canzoni, chissà quante ne scriveva, invece di 8, magari 16 o 24. Dunque, la proiezione in avanti, l'aspettativa del meglio che ora abbiamo in speranza di vedere e di essere anche liberi, liberi anche dai blocchi fisici, e di poter camminare e correre. Ecco, questo è tipico, è centrale. Il padre Carlo deve mettere la musica. E volevo solo dire una battuta che mi ricordo Paolo vi ha detto un po' di anni fa, eh? Io sono un amante della montagna, allora quando vado in montagna porto sempre Paola nei ricordi, e lei mi dice: sai Carlo, io sto in questa situazione, tu mi conosci da tanto tempo, dice, però, dice il Padre Eterno, se mi concedessi anche 3 minuti di fare una corsetta, poi io resterei ancora in carrozzetta. Ecco il giorno dell'amore.
Senta, Luigi Accattoli, Paola prima ringraziava i presenti per essere venuti ad ascoltare a questo incontro letterario. Ecco, il grazie di Paola, si diceva anche prima, la gratitudine per la sua carrozzina, la gratitudine anche per le persone che Paola simpaticamente chiama i suoi tre servitori durante il viaggio in Terra Santa. Quindi diciamo questo concetto di gratitudine di Paola è proprio, è quasi materno anche, è gratuito, è un grazie che viene proprio è spontaneo, è vero, è autentico. Lei vive nella verità la sua condizione, come ha detto, anche tentando di interpretare l'acquisto che ha avuto dal pellegrinaggio. Vive nella verità la sua condizione è di bisogno, il bisogno degli altri, di non poter fare da sola tante cose, e quindi per lei la gratitudine è senza schermi, non è difficile a trovarsi, a esprimersi. Siamo gli apparentemente abili che facciamo difficoltà a capire quello che dobbiamo a tutti intorno. Allora, essendoci questa verità, l'accettazione di questa condizione reale, c'è anche una grande veracità nel mostrarsi riconoscente a chi le dà un bicchiere d'acqua, a chi aiuta a portare la carrozzina su per le salite della Via Crucis lungo le vie di Gerusalemme, a chi l'aiuta a scrivere, alla scienza che ha inventato il computer, eccetera. Certo, ecco, tra le persone, tra gli amici a cui Paola dice grazie, è grata, c'è anche Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina. Diego Andreatta, che ricordiamo coautore del primo libro, quel mio pezzettino di cielo, scritto appunto 3 anni fa. Tra l'altro, appunto, vi unisce un'amicizia di 16 anni, Diego. Vi unisce un'amicizia di 16 anni, a te Paola dedica appunto un breve testo di gratitudine, e tu, tra l'altro, a te è affidato anche l'ultimo capitolo, quello dedicato a mamma Gemma, perché il primo grazie Paola lo dedica proprio a mamma Gemma. E un'intervista quindi a mamma Gemma che riporti nell'ultimo capitolo, ma parliamo appunto dalla conoscenza di Paola, da questa amicizia che vi lega. Com'è successo, come tanti altri, è il valore dell'incontro, come ha detto anche Don Sergio, Paola quando conosce una persona non ti molla, è esigente, vuole che questa amicizia continui nel tempo. Ecco, questo è un sogno un po' idealista, bisogna poi convincersi che dobbiamo un po' selezionare. Ecco, però noi siamo contenti di poter aver continuato questo rapporto, perché almeno per me è stato l'incontro vero, autentico, anche con la fragilità, una fragilità non da compatire, ma una fragilità che invece diventa veramente ricchezza, risorsa e speranza. Ecco, quando ci avevano invitato giù a sua immagine, Rosario Carello aveva messo questo titolo che a me sembrava un po' forzato per quella puntata dedicata a Paola, che diceva più sono debole, più sono forte. Non so se sempre sia così nella vita, no? Più sono debole, più sono forte. È una riflessione che va fatta già questa sera, anche con l'aiuto di Wanda, di Luigi, di Padre Carlo, abbiamo fatto. E la fragilità, appunto, che diventa forza quando sa aprirsi comunque al dono dell'altro, sa farsi dono, sa... Paola sa essere molto empatica, ecco, mi stupisce nelle telefonate quando, anche nei momenti in cui la voce sua è più roca, più disturbata,
affiora sempre, non rituale, la domanda: e tu come stai? Il tuo figlio più piccolo è tornato da? Cioè questa attenzione all'altro, che credo sia il dono di umanità e di Vangelo che lei ogni giorno dispensa. Quindi noi non siamo qui per santificare Paolo, perché non tocca certo a noi farlo. Sappiamo anche così quali sono anche i suoi limiti di carattere, ne facciamo anche un cenno, più d'uno, no? Però siamo qui perché il mondo sappia come appunto è attraverso questi gesti, queste attenzioni, queste realtà che, a cui non siamo sufficientemente attenti, che il mondo cresce e si arricchisce. Quindi io sono felice oggi, ecco, che si sia realizzato questo desiderio di Paola, che poi è diventato anche desiderio di Luigi, che probabilmente aveva tanti altri libri nel cassetto, ma che è riuscito a portare avanti anche questo, e si è realizzato anche quindi il desiderio di tanti amici che si sentono legati a questa catena. E quindi questa riflessione anche noi oggi ci stiamo facendo. C'è un gruppo diocesano che lavora sia nell'ambito della consulta per la salute sia nell'ambito dell'ufficio catechistico, proprio a partire da questo concetto: tutti siamo fragili, di fragilità diverse, però tutti possiamo rendere gli altri più forti. Si diceva, Diego, la figura di mamma Gemma, questa figura eroica, una premurosa. Paola parla della mamma come una persona, appunto, una presenza premurosa, lucidissima nella mente, che legge ogni giorno il giornale, anche un po' brontolona. Pensiamo alla fatica della mia mamma, perché adesso i disabili sono un poco aiutati. Ma prima la mia mamma non aveva niente, non era aiutata. E perché guardate che i primi soldi che noi abbiamo preso erano 5.000 lire. Dalla comunità. Adesso i disabili sono un po' considerati, ma la mia mamma ha fatto una grande fatica. Una grande fatica, Paola, è stata affidata, diciamo, questa fatica alla penna di Diego Adratta, che non deve essere stato facile per mamma Gemma, oggi 94 anni, anche raccontare una vita di 90 anni. Cioè, ci vuole anche coraggio parlare della vita contadina, delle difficoltà della guerra, sei riuscito appunto a... Non è stato un merito mio, perché l'abbiamo fatto insieme a Paola, insieme a Rosanna, anche la sorella di Paola, che è tanto importante nella vita di tutti e due. E abbiamo capito però che al fondo c'era questo desiderio di mamma Gemma di sottolineare nella sua vita anche il ruolo che la provvidenza ha avuto. Quindi in questo racconto, che poi è la storia di un'epoca, ci sono questi segni della provvidenza che accompagnano spesso il dialogo, ecco, fra una persona debole e i suoi genitori. In questo senso Gemma non è eroica, lo è come, o meglio, lo è come tante mamme, e ne parlava ancora Luigi nella prefazione del primo libro, tante mamme di persone disabili che si trovano a portare questo carico, lo fanno con gioia, rendendosi anche più attenti alle esigenze degli altri. L'altro giorno proprio c'era anche padre Carlo e la mamma Gemma Osaro di Rasson, qua come una mater dolorosa, no? Però non è quell'immagine da pala d'altare un po' passiva, no? Soltanto da contemplare. In verità lei ha avuto una vita molto attiva, e ancora adesso ha 94 anni, e se non fosse per le ginocchia, insomma, sicuramente con la testa va lontano, e ogni volta che la incontriamo si arricchisce. Quindi dietro queste pagine per mamma Gemma ci sono tante altre mamme, e quindi abbiamo un po' forzato forse la sua discrezione, la sua ritrosia, per dare rilievo a questa realtà di maternità, che poi è spesso legata anche a una figura di padre significativo, non sempre, proprio come omaggio a queste tante mamme.
un omaggio a tante mamme, una mamma Gemma che grazie anche a te e alla tua testardaggine è riuscita, visto che vuoi sempre che tantissime persone siano intorno a te, è riuscita anche a convivere, riesci anche a convivere con te le tue amicizie. Sì, certo. A lei quello che dispiace è che non può più fare il caffè, non può più... accogliere, diciamo, gli ospiti, fare... Comunque direi che virtualmente possiamo fare anche un applauso a mamma Gemma. A proposito, torniamo sempre sul libro che comunque diciamo è un po'... Ci sono risonanze, rimandi. Luigi Accattoli, ci può spiegare, poi avrete modo... se appunto leggerete questo libro, si diceva è un libro a quattro mani, è un libro però a un coro di voci, come avete sentito, degli amici, gli amici che ringraziano anche Paola, e volevo chiederle appunto il perché della scelta anche da un punto di vista diciamo anche stilistico dello schema biblico della Via Crucis rispetto allo schema tradizionale che appunto diciamo mancano le tre cadute, la Veronica, l'incontro con la Vergine. Perché? È stata una mia proposta che lei ha accettato, appunto ho già detto che dovevamo sempre raggiungere un compromesso, insomma. È stata la mia proposta perché mi sembrava meglio rispondente alla sua riflessione, perché lei è andata in Terra Santa per mettere i piedi sulla terra, sulle pietre calpestate da Gesù, per respirare il cielo e l'ambiente, mangiare i cibi anche per quanto possibile che crescono in quella terra, il pesce che si pesca in quel lago, eccetera. Ora questa intuizione del mettersi nella figura di Gesù per sperimentare in maniera particolare la chiamata ad esserne discepoli, mi sembrava che potesse essere facilitato questa medesimazione, riflessione, dal seguire la vera via crucis di Gesù, perché la devozione, lo schema devozionale, chiamiamolo così, ha enfatizzato le cadute, ha messo la Veronica, che non sono nella scrittura, che non sono, e non ha messo invece le cose che sono nella scrittura, e cioè per esempio il ladrone sulla croce che parla con Gesù, che è un fatto sicuramente molto importante per capire la vicenda della passione di Gesù. Allora, questo è stato il suggerimento. Lei lo ha accettato perché appunto c'era questa sintonia di fondo nella ricerca che volevamo condurre. Nella stesura di ogni stazione c'era una specie di impegno di preghiera, lo facevamo dicendo ecco ora dobbiamo trattare di Gesù che viene condannato a morte, allora mettiamoci, prima preghiamo su questo, non al computer, voglio dire un giorno, due giorni, tre giorni, poi ci lavoriamo per una settimana, poi le cose saltavano perché lei doveva fare altre cose, si dimenticava e io mandavo email, non mi rispondeva, poi mi mandava un'altra stazione che non era quella, dico senti Paola, qua andiamo a rincorrere i due, il libro e tutto quanto, devi rispondere su questo punto, insomma c'era un po' di fatica, però alla fine siamo riusciti a percorrere tutto il vero itinerario biblico. Tutto il vero itinerario biblico. In questo itinerario diciamo che la donna Paola, la figura della donna,
queste tue meditazioni, ad esempio quando vai a visitare la grotta Betlemme di Maria, tu che con la mente appunto ti sembra di immaginare come vivevano, cosa mangiavano, ti immagini anche, ti metti nei panni di Maria e dici: questa donna, la fatica del viaggio, condizioni di nelle sue condizioni appunto di donna in attesa, donna incinta. E poi tanti altri passaggi, anche le nozze di Cana, e attualizzi anche con un messaggio, una riflessione sulle donna, sulla donna di oggi, è così? Sì, sì, sì. Quella lì ci è riuscita proprio bene, quella vita delle donne. Ci è riuscita proprio bene, perché vuoi, la leggo. Sì. Leggo un passaggio, ora lo cerco, lo conosco a memoria il tuo libro, lo cerco. È appunto il passaggio dove i pellegrini, questo è il passaggio non della grotta, ma i pellegrini che toccano, raggiungono il Golgota, questa roccia fredda chiamata anche il luogo detto appunto del cranio. A un certo punto vuoi fare però qualche riflessione sulla Madonna, che la fai proprio la sera quando arrivi stanca, prima di addormentarti, e dici: la sua vita è stata un esempio di umiltà, di ubbidienza, di ascolto, di fede, di perdono, di disponibilità, di fortezza, di amore verso tutti. Ho avuto fede in Dio, ha avuto fede in Dio, cioè fiducia nella sua parola quando l'angelo le ha annunciato che sarebbe diventata madre di Gesù. Ha ubbidito alla sua volontà, è stata una presenza amorosa e costante nella vita del figlio. Ha vissuto nel silenzio il suo privilegio e il suo dolore, era con lui ai piedi della croce. Si può immaginare un dolore più grande di quello di una madre che vede morire il figlio? Eppure, nel suo immenso dolore, lei non si ribella né a parole di odio, di condanna, ma sopporta dignitosamente il dolore senza un lamento. O Maria, dici tu, Paola, no? In questa tua meditazione, aiuta le donne in difficoltà, profughe, ragazze madri o con altri problemi, le mamme malate che debbono morire prima dei figli, tutte le donne che soffrono, intercedi per loro che sono così fragili presso tuo figlio. Questa dunque è quella che è l'idea di donna anche oggi, donna, pensiamo anche al fenomeno purtroppo dell'immigrazione, hai pensato anche quando eri in Palestina, tra l'altro, alla pace fra i due popoli. Diciamo che è davvero, sono pagine, Luigi Accattoli, di un'attualità, di un è una vita, è la storia di una vita, sono fatti di Vangelo, come li chiama, piace a lei chiamarli appunto. Ritorniamo su questo fatto di fatti di Vangelo, insisto su questo perché è proprio nell'ambito, diciamo, questo libro anche si inserisce nell'ambito anche di quello che è un lavoro che lei porta avanti ormai da parecchi anni, proprio sulle storie che ci raccontava anche prima, storie di vita vissute, questi fatti di Vangelo li chiama lei, questi cristiani anonimi che sono intorno a noi però. Ma i santi, ecco, non i cristiani anonimi, questa è un'espressione, cioè della teologia di mezzo, è una faccenda dei tedeschi. Non è, io intendo dire i cristiani comuni che realizzano la santità, i santi, come vengono chiamati nel Nuovo Testamento i credenti in Cristo, e che sono stati battezzati e che si sforzano di seguire la via del Signore. Ecco, tutti quelli che accettano questa vocazione alla sequela di Cristo sono i santi, e tra questi che siamo noi, che è l'assemblea che si riunisce per la celebrazione dell'Eucaristia, ci sono i testimoni luminosi, anche che non li conosce nessuno, ma che si dedicano alla mamma malata, ma al cognato invalido, le opere di misericordia familiare, no, che tanti esercitano, una dedizione oscura,
nessuno ne parla, nessuno ne parlerà mai. Ecco, questi sono i santi. Io allora cerco queste testimonianze perché sono convinto che non ci servono i santi famosi. Ora va di moda fare santi papi. Io sono un vaticanista, quindi ci mangio, ci faccio gli articoli, beatificano quello, canonizzano quell'altro, ma non serve a niente, perché li conosciamo già, sappiamo tutto, li chiamiamo santi quando sono ancora vivi. Bisogna cercare i santi sconosciuti, che sono doni dello Spirito, e nella verità della loro esistenza, nella umiltà della loro esistenza. Quello ci serve, perché tutti siamo in questa condizione, nella sostanza. Non siamo papi, che devi imitare un papa, mica diventiamo papi mai. Dobbiamo invece imitare il malato, quando saremo malati, il malato che ha saputo esserlo cristianamente. Dobbiamo imitare la mamma che ha saputo essere cristianamente mamma, eccetera. Ecco, questo è. E il libro, da questo punto di vista, questo libretto senza pretese, non ci sono grandi parole, è vero, cioè non c'è nessuna pubblicità, non c'è nulla di promozionale, non c'è nessun tentativo di catturare il lettore. Sono parole molto semplici, ma tutte vere. Banda Giuliani, vorrei tornare su un punto, ricollegandomi con la riflessione di Accattoli, di Luigi Accattoli, proprio vista anche la sua esperienza all'interno di dei lavori, appunto all'interno della pastorale per la salute. Si diceva, appunto, dobbiamo imparare anche dai più deboli. Con la sua esperienza anche all'interno della pastorale della salute, tornando al pellegrinaggio e il malato, qual è, diciamo, come valorizzare anche il malato nel pellegrinaggio? Allora, come venga valorizzato il malato all'interno del pellegrinaggio, io non glielo so dire, perché questo fa parte più dell'ambito dell'organizzazione del pellegrinaggio, no? Quindi non è la preoccupazione della pastorale della salute. E voi sapete che l'opera pellegrinaggi e malati è nata per una giusta posizione di due realtà che però si parlavano attraverso il fatto che si portavano in pellegrinaggio gli ammalati. E la consulta di pastorale della salute lavora forse su un altro piano, che è il piano di dare valore al malato come soggetto. E quello che manca tanto nella pastorale quotidiana, è proprio quello di considerare, tanto che si parlava di pastorale dei malati, no? Considerandoli come degli oggetti, e è stato un po' ribaltato chiamandolo pastorale della salute. Pastorale della salute vorrebbe dire che noi tutti insieme, malati e sani, che poi lei dice giustamente, malati siamo tutti, no? In qualche maniera, in qualche modalità, anzi lei alla fine da qualche parte lo scrive, io l'avevo ripreso qua. Io volevo tenere proprio questa chiusa, un po' disabili lo siamo tutti. E allora, la scommessa è quella di far sì che un disabile, un malato, sia veramente soggetto della pastorale, non oggetto. Il come vuol dire lavorare con loro, dialogare con loro, e coinvolgere anche le persone malate, disabili, nella fase progettuale. Ad esempio, nella consulta noi abbiamo i rappresentanti delle associazioni che si occupano a vario titolo, con varie modalità, di malati, ma abbiamo anche dei malati, dei disabili. E quindi il ragionare insieme, il provare a chiederci insieme che cosa si può, dal punto di vista pastorale, mettere in cantiere.
Quindi diciamo che comunque ci si interroga. Paola, volevi... prego. Scusate, se riusciste a fare, come lei ha detto, anche i disabili sentirebbero normale. Rispondere con una battuta, perché noi la buona volontà ce la mettiamo tutta, no? Poi non è una battuta la mia. No, io una battuta nel senso di poche parole, e noi la buona volontà ce la stiamo mettendo tutta. Poi c'è tutto un ingranaggio, tutto un modo di pensare, e tutta una realtà anche mentale che bisogna pian pianino decostruire per ricostruire. Certo, come canta anche un po' il testo della tua canzone, no? Il giorno dell'amore si corre, si... Comunque, diciamo che tra... giustamente Wanda Giuliani citava un passaggio, diciamo, molto prezioso, diciamo, di questo libro, potremmo... così sintetizzarlo, perché proprio nella parte centrale che comprende la personalissima Via Crucis Paola, a cui appunto Paola commenta, ci sono anche le preghiere, le riflessioni si traducono anche in preghiera, in meditazione. La meditazione termina con una preghiera, proprio come si fa anche la Via Crucis del Papa al Colosseo, funziona così, insomma. Però alla fine c'è una preghiera finale di tutta la Via Crucis, e in questa ci sono le parole sulla disabilità. Le segnalo veramente perché sono importanti, credo che è il meglio che siamo riusciti a fare. E nella mia introduzione anche spiego come ci siamo arrivati, perché è stato molto faticoso, non è un pezzo, diciamo, di bravura di un teologo che davanti al computer o nel suo taccuino ha avuto un'intuizione. Questa è stata una cosa molto faticosa, perché stai lì, c'hai una registrazione. Non è stato facile, lui Giancattoli, perché dire c'è una disabilità in ogni persona, punto, Paola, perché Paola l'aveva già elaborato, era già metabolizzato nella sua testa, quindi spiegarlo, quindi le diceva spiegalo tu. Ecco, sì, diciamo, lei scrive perché in fondo tutti siamo disabili, dico come tutti siamo disabili, posso pure intuire cosa vuoi dire, ma detto così non funziona. E allora dice, ma sì, ma come non lo capisci? Facevamo un dibattito, io lo riferisco, che era molto molto complicato e anche sofferente, perché io non volevo ferirla, e mi rendevo conto dell'importanza delle sue parole, ma nello stesso tempo non riuscivo a rendere comprensibile questo concetto. Ci sono tre passaggi. Il primo è: la disabilità non è la fine del mondo. E detto da un disabile è importante, no? Perché se lo dicessi io, lei può dirmi, fai presto. Insomma, se lo dice lei, allora lo dice lei, però lo dice solo così. Allora dico, ma che vuoi dire? E dice, perché in fondo i disabili siamo un po' tutti. Peggio che mai. E adesso come lo mettiamo nella pagina questa? Insomma, tu intendi dire, perché è la finitudine, ora non mi viene, la limitatezza della natura umana, il senso del limite, o vuoi dire la disabilità di quello che non ha un piede o non ha una mano, insomma, non può usare le mani, di che disabilità intendi? Lei dice tutto, dice è come il peccato. Ahimè, io dice tutti siamo peccatori, io non ho capito, noi siamo già
a San Paolo, poi a Bergoglio, non facevo nessuna difficoltà. Alla fine è venuto fuori questo: come non c'è il giusto e il peccatore, ma tutti siamo peccatori in cerca di una giustificazione per grazia, così non c'è l'abile e il disabile, ma tutti siamo disabili, portatori cioè di un limite, di difficoltà, di scontri con noi stessi, e tutti siamo chiamati a progressiva comprensione, accettazione del nostro limite e progressivo investimento nella speranza del superamento di questo limite che è un cielo. Ecco, questa è la... C'è una pagina, è mezza pagina in cui è formulata questa preghiera che è, a mio parere, importante. E poi nell'introduzione c'è la mia, il mio racconto di come ci siamo arrivati, la fatica che ci è costata. Forse puoi leggere. Le parole. Questa è la 68. Pagina 68. Per me ti chiedo un aiuto sociale. A intendere con il cuore qualcosa che con la testa so da tanto tempo, e cioè che la disabilità non è la fine del mondo, poiché qua giù nel mondo un poco disabili lo siamo tutti, come tutti siamo peccatori, solo che neppure a noi stessi lo vogliamo confessare. Nella nostra piccolezza di creature, per superbia o per viltà, non arriviamo quasi mai ad ammettere che tu ci hai insegnato che siamo servi inutili. Questo è il peccato che commettiamo tutti noi piccoli uomini e donne, io per prima, in questo angolo dell'universo che si chiama Terra. Aiutami a scamparne e ad accettarmi nella mia piccolezza. Siamo in chiusura. Le ultime due domande a Lucia Cattoli e a Paola, la stessa domanda. Lucia Cattoli, a chi consiglia questo libro? E perché leggerlo? È un libro di verità, come ho cercato di dire già. È un libro veloce, di detto, una piccola cosa, ma tutta vera. Non c'è nessuna parola superflua o pubblicitaria. E quindi chi è interessato alla vita, che è la mia passione per la storia di vita, chi vuole capire come anche una povera vita possa essere significativa e possa essere un messaggio, questo è la lettura giusta. Paola? Io dico la verità, non faccio né questi di grande né per farmi vedere. Io questo libro scritto solo perché vorrei che il mio fratello uomo capisse quanto anche i disabili sono cresciuti. Grazie. Io non lo faccio per dire guarda che bravo che sono, guarda che cosa faccio. Io mi meraviglio di me stessa quando io l'ho letto due o tre volte. E poi mi meraviglio di essere riuscita a esprimere questo libro di Luigi, la mia voglia di essere dono per il mondo assieme a tutti i disabili, a tutti quelli che hanno i mani grandi, a quelli che hanno i mani grandi, a
ai musulmani, ai cinesi, siamo tutti fratelli. E adesso in questo periodo che è duro, perché ci sono tante difficoltà. La prima difficoltà è che c'è poco lavoro. E allora anche questi, anche la gente fa un po' fatica, magari deve lasciare l'Italia, oppure ci sono ragazzi che hanno bambini che fanno fatica a inserirsi nel lavoro. Io vorrei che prima di tutto il mio fratello uomo guardasse a questi casi che imparassero a camminare con chi ha bisogno. Io non mi sento grande, sono una cosa piccolissima, una goccia nel mare di questo mondo. Grazie, Riccardo Piliglia, visto che abbiamo, grazie per essere qui, padre Riccardo Piliglia, che è superiore generale, quindi di tutti i pavoniani, di tutto il mondo, siete pochi però, pochi, 200 però ci siete. Però soltanto ringrazio di cuore, e io non conoscevo Paola, in quanto padre Carlo mi ha parlato, perché lui è consigliere mio. Allora, intanto ci vediamo, mi ha parlato di questo, ringrazio di questo libro, perché come vi è stato detto è un libro che è verità. In questo tempo che noi diciamo che bisogna evangelizzare le periferie, eccetera, bisogna evangelizzare anche la cultura. Io credo che questo, noi abbiamo bisogno, la Chiesa, noi cristiani, di essere evangelizzati dalla verità, che vuol dire dalla vita di quelli che al di là, nonostante tutte le difficoltà della vita, credono in Gesù. Abbiamo bisogno non tanto da maestri quanto da testimoni come in questo caso, e sono totalmente d'accordo con i santi che nessuno conosce, che noi abbiamo bisogno di essere evangelizzati da queste persone. Per quello che ringrazio, ringrazio anche che sia stata la valutatrice ancora del Paoliano, che mette questo libro in luce per evangelizzare dalla verità, una vita vissuta in Cristo, nonostante tutto il mondo. Grazie. Sapendo che può aiutare chi lo leggerà a capirsi un po' di più. E con questo si conclude questa serata. Grazie a Paola Holzer, grazie a Luigi Attacco, il giornalista che ha conosciuto la sera, a padre Carlo Baldessari, superiore dei Pavoniani di Trento, secondo Gianelli, Banda Giuliani per la pastorale della salute, grazie. Diego Andreatta, direttore del settimanale Vincenzo Giuliano, grazie alla casa di produzione che è ancora con Simone Barranna. Noi intervistatori siamo a far parlare la vita che è, e lo ringraziamo. Passami di fronte.